Buongiorno a tutti e benvenuti ancora una volta nel mio canale dedicato alla strumentazione ottica e digitale. Questa settimana ho avuto la possibilità di testare sul campo il nuovissimo clip-on Zeiss DTC 338 che sarà in vendita a settembre a circa 4.500 euro. Per motivi di urgenza nella riconsegna non è stato possibile compiere un test presso il campo ritiro. Tuttavia ho potuto utilizzarlo a notte inoltrata sul campo per comprenderne le sue caratteristiche principali. Come vedete Bignami me l'ho consegnato su un calcio finto e in concerto al cannocchiale da tiro Zeiss V8 1,8 14x50. Sul mio sito www.termicenotturno.it troverete un articolo più approfondito a riguardo. Noi ci vediamo tra poco dopo la breve sigla. In primis vi confermo che per consentire il collegamento al cannocchiale da tiro è indispensabile usufruire di un adattatore specifico. Quello progettato da Zeiss è formato da due componenti, l'anello DTC-A dotato di leva di aggancio sgancio rapido che si collega alla campana dell'ottica e l'anello DTC-R con attacco a baionetta per consentire un rapido innesto del clip-on. Ci sono tre modelli di TCA per ottiche da 42 mm, da 50 mm e 56 mm. L'adattatore è costruito in Croazia e questo consente di bloccare il clip-on in maniera rapida e sicura. L'adattatore si inserisce con tanta precisione sulla campana che si può percepire l'aria uscire durante l'inserimento. Nel DTC 338 ho ritrovato lo stesso feeling consentito dal sistema Ergo Control già conosciuto sullo Zeiss DTI. Infatti mi pare un clip-on molto facile da utilizzare. La torretta che regola la messa a fuoco ad esempio è stata incastonata in una posizione che consente di utilizzarla comodamente senza tipici movimenti della mano. La conformazione dei pulsanti è molto simile a quella dei fratelli da mera osservazione. Si tratta infatti di una disposizione smart, quindi intelligente, a forma di croce che rende molto immediato il suo utilizzo anche utilizzando i guanti invernali. Lo chassis in alluminio è decisamente robusto, è lungo circa 18,5 cm, mentre la mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 720 grammi, che sale a 840 grammi con l'adattatore Zeiss DTI 56 montato. Il suo obiettivo è composto da germanio e ha come comprensibile un diametro di 38 mm ed è aperto F1. Il campo visivo fornito a 100 metri è di 18,4-12,3 metri. L'oculare invece proietta l'immagine di un grande display AMOLED con risoluzione nel formato HD da 1280x758 pixel. La frequenza di aggiornamento è di 50 Hz e l'illuminazione si può regolare in base alle proprie esigenze. Il sensore utilizzato invece ha una risoluzione di 384x288 pixel a 12 micron. Questo clip-on è particolarmente adatto per la caccia in campo aperto e distanze più lunghe del 3,25 grazie anche al suo raggio di rilevamento fino a 1950 metri e al campo visivo che, come vi ho anticipato, è di 12,3 metri a 100 metri. Il software di gestione mi è parso molto simile a quello della serie DTI 3 da osservazione, anche se più devoto al tiro, quindi confermo la sua facilità di utilizzo. Il clip-on comunque si attiva in circa 10 secondi. Premendo rapidamente il tasto menu si possono cambiare quattro palette colore, la White Hot, Black Hot, la Red Hot e la Rainbow. Con una pressione prolungata invece si accederà al menu e sarà possibile navigare con le frecce attraverso varie impostazioni. Luminosità, contrasto, l'autocalibrazione, un aumento del contrasto, l'attivazione del Bluetooth oppure il sistema standby, anche compresa la possibilità, come vedremo dopo, di salvare quattro profili di taratura. È presente inoltre l'opzione sistema dove è fattibile visualizzare il numero di serie
il firmware e le opzioni della modalità icona e la scelta della lingua. Inoltre, sempre da sistema, con una modalità di sicurezza per evitare modifiche accidentali, è possibile accedere ad altre impostazioni, come ad esempio la lettura delle note legale, ma anche la correzione della tacca di mira, la correzione pixel o il ripristino di fabbrica. La navigazione all'interno del menu, vedrete, è molto intuitiva e si riescono a gestire rapidamente le varie impostazioni con soltanto 3 pulsanti. La modalità ad alto contrasto mi è parsa utile nelle notti con un po' di foschia, visto che accentua il contrasto sulle sagome dei soggetti osservati. Attraverso la app Zeiss Hunting è possibile gestire comodamente il clip-on, oltre a beneficiare di ulteriori funzioni, come ad esempio la bussola o le previsioni meteo. Inoltre è presente lo Zero In Assistant, che consente all'utente di sincronizzare in modo rapido e preciso il clip-on, l'ottica e la carabina. Sarà sufficiente infatti inserire la distanza dal bersaglio e il posizionamento del tiro rispetto al punto di mira iniziale. L'assistente quindi calcolerà autonomamente i valori di correzione, modificando di conseguenza il display. Questo vi eviterà di calcolare i click, facilitando notevolmente l'operazione. Azzerata la combinazione tra DTC3 e cannocchiale da tiro, sarà quindi possibile salvarla in uno dei 4 profili disponibili. All'interno del clip-on non è presente la memoria integrata, perché questo clip-on non riprende foto e video, mentre la batteria, anch'essa integrata, consente un utilizzo di circa 10 ore. La ricarica avviene attraverso la porta USB-C e con un sistema di stand-by che si attiva con l'inclinazione dell'arma, è possibile estenderla per molto di più. Per quanto riguarda il mero utilizzo sul campo, ho potuto, avendo solo 3 giorni a disposizione, fare 2 uscite notturne, oltre a una diurna, per prendere confidenza con il clip-on. Per quanto riguarda la sua ergonomia, ho apprezzato la posizione dei pulsanti e al lato pratico, anche se ovviamente questo è un calcio finto, è possibile arrivare senza problemi a raggiungere la torretta di messa a fuoco anche con l'occhio accostato all'oculare del cannocchiale da tiro. Servono veramente pochi minuti di pratica per navigare rapidamente tra i menu. Il mio consiglio iniziale però è di prendere confidenza al buio con il pulsante di accensione, per poi scendere di pochi millimetri, toccare la forma dei pulsanti di navigazione laterale e raggiungere il pulsante menu. L'aggancio dell'adattatore inoltre si è rilevato rapido e funzionale. Ovviamente non è stato possibile testarlo al campo da tiro con Marco e Isabella, ma ci sarà più avanti occasione. Un'altra caratteristica che ho apprezzato è la qualità visiva del display. Le immagini infatti sono molto luminose, nitide e contrastate. Molti utenti si lamentano inoltre che alcuni clip-on della concorrenza non mostrano perfettamente il menu appena si ingrandisce sopra i 2x. Vi posso confermare che associato a questo cannocchiere da tiro, quindi il vuoto 1,8 14x50, il display del TTC3 38 inizia a vignettare ai bordi a circa 2,5x, ma è ancora possibile vedere tutto il menu a 4,5x, compresa la piccola icona in alto della batteria. A 6x invece si vede ancora integralmente tutta la zona centrale del menu con le varie impostazioni. Ovviamente è possibile osservare anche con il cannocchiale ad alti ingrandimenti, ma la porzione di campo sfruttabile del display sarà minima e soprattutto non percepirete più evidenti miglioramenti nella risoluzione dell'immagine visualizzata. Per esemplificare, comunque vi posso dire di aver percepito tranquillamente delle cerve sdraiate a circa 160 metri di distanza in 1 metro di erba e di aver notato differenze di calore nella porta di una piccola cabina elettrica situata a circa 80 metri dalla mia postazione. Vi confermo inoltre la capacità di percepire dettagli caldi a quasi 2 km di distanza. È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi posso citare la possibilità di scegliere tra i 2 formati, quindi il 3,38 e il 3,25, il sistema Ergo Control, che è molto funzionale, una rapidità di gestione del menu e un'eccellente qualità ottica, quando soprattutto ovviamente abbinato con un cannocchiale da tiro di alta qualità. Ottima anche la velocità del software di gestione delle immagini, la possibilità di salvare su 4 impostazioni. Per quanto riguarda i difetti, invece avrei preferito che consentisse la registrazione video e la ripresa fotografica. Non è inoltre tra i clip-on più compatti presenti sul mercato. In definitiva vi posso confermare che ho apprezzato varie doti di questo nuovo clip-on termico Zeiss. La sua costruzione è molto robusta,
Ho apprezzato anche la gestione intuitiva delle impostazioni, che è molto simile a quella dello ZAS DTi 3. Presenta anche un ottimo contrasto che tuttavia non fa perdere la leggibilità dei mezzi toni, quindi anche un'ottima nitidezza che è incentivata soprattutto dalla qualità del cannocchiale da tiro utilizzata. Inoltre c'è la possibilità di poter scegliere tra due formati. Ricordo infatti che il clip-on termico Zeiss TC325 è stato concepito per offrire un ampio campo visivo di 18,4 metri a una distanza di 100 metri, mentre questo modello, quindi quello che ho provato, il DTC338, è particolarmente adatto per la caccia in campo aperto a distanze più lunghe, grazie al suo raggio di rilevamento fino a 1950 metri e un campo visivo che, vi ripeto, è di 12,3 metri a 100 metri. Vi ripeto anche il prezzo di lancio, che avverrà nel settembre del 2022. Lo Zeiss DTC338 costerà 4.504 euro, mentre la versione 325 sarà disponibile al pubblico a 4.054 euro. Io ringrazio ancora una volta Achille Berti di Bignami per avermi inviato questa bellissima novità e per avermi lasciato come sempre libero di citare le mie impressioni. Noi ci vediamo come sempre su questo canale, sui due siti ufficiali, quindi www.termicinotturni.it e www.binomania.it e sui social ad essi associati. Se ancora non lo avete fatto, potreste iscrivervi al mio canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni. Ciao ragazzi!